Uè, benvenuti alla puntata più bannabile di sempre dell'Infiltrato. Oggi parliamo di Telegram e gruppi di estrema destra. Un amore segreto e senza inibizioni. Sono già tutto un virile fuoco tricolore. Ma partiamo con un velocissimo momento super quark. Telegram è la terza app di messaggistica più usata dagli italiani, dopo WhatsApp e Messenger. Nel mondo ha superato gli 800 milioni di utenti attivi, mentre in Italia è stata scaricata da circa 15 milioni e mezzo di utenti. A differenza delle classiche app di messaggistica, è un ibrido tra una chat e un social network, consentendo la condivisione di contenuti e documenti in modo semplice ed immediato tramite chat o gruppi, che possono essere anche segreti e criptati. Altra differenza cruciale rispetto ai classici social network, la censura e il controllo dei contenuti sono praticamente inesistenti. Proprio per questo motivo, in passato fu il social preferito dai terroristi islamici, mentre ora è l'isola felice degli estremisti di ogni tipo. Tra cui me, ci sono anch'io. Ho un gruppo che parla di funghi e cucina paleozoica. Se siete interessati lo trovate linkato in descrizione. E parlando di estremisti di ogni tipo, è stato apprezzato anche dai conservatori più spregiudicati, come attestato ormai un annetto fa da Patria Indipendente, un editoriale dell'ANPI che ha certificato e mappato la cosiddetta galassia nera su Telegram, scoprendo un ecosistema composto da oltre 600 tra gruppi e chat pubbliche. Come ho detto poco fa, poi Telegram ha anche gruppi e chat disponibili solo su invito. Chissà cosa gira lì. A guidare la grande migrazione su Telegram furono in principio gli americani, che come da tradizione decisero di andare ad esportare un po' di libertà sull'internet popolando questi gruppi di estremisti di destra. Inizialmente dopo due grandi ondate, dopo gli attentati di Christchurch e dopo l'assalto a Capitol Hill, anche sospinti leggermente dai vari ban e restrizioni su Twitter e Facebook. Come il più scadente degli hamburger, anche questa moda è poi sbarcata in Italia, dove in due anni sono quintuplicati i messaggi e raddoppiati i canali dedicati. E non dimentichiamo che sono dati di un anno fa, visto che non ho avuto sbatti di aggiornarli. È un mondo duro, che ci volete fare? Ma il gruppo di lavoro dell'ANPI ha fatto una cosa ancora più importante nella propria ricerca, andando a mappare le relazioni tra i diversi gruppi, realizzando una mappa interattiva che mostra l'entità delle varie chat e gli scambi esistenti tra i gruppi, andando a catalogarli in base a macrotemi cui sono stati dedicati. Ed è proprio sulla base di questi macrotemi che faremo la nostra infiltrazione di oggi. Un'infiltrazione, per così dire, un po' a volo di uccello. Razzismo, antisemitismo e misoginia. Non sono punti del mio CV, ma tre grandi collanti che tengono assieme dei gruppi che non definirei fascisti, ma più che altro estremisti, perché sono dedicati non tanto alla politica, quanto all'odio. Già, perché se nelle chat più istituzionali, come quelle di Forza Nuova o Casa Pound, i riferimenti all'antisemitismo o al razzismo esplicito sono praticamente inesistenti, per motivi di presentabilità, naturalmente, non perché non alberghino elementi dei partecipanti, qui non ci sono freni. E quindi è qui che dobbiamo andare se vogliamo un po' di contenuti saporiti. Qui si parla chiaro, in modo diretto. Perciò sono l'ambiente perfetto per un assaggio degli argomenti di estrema destra da bar, senza filtro. Insomma, per capire cosa circoli in rete quando le persone si sentono al sicuro e non devono trattenersi dal dire le proprie opinioni. Madonna, sembra che stia facendo la guida Michelin dei gruppi fascisti. Oh, sia chiaro che poi mi dovete dare la stecca, eh? I partecipanti di questi gruppi sono praticamente solo maschi e molto giovani. Le narrazioni che circolano sono bene o male sempre le stesse. I massoni ebrei governano il mondo e qualunque cosa è colpa loro, ma proprio qualunque cosa, eh? La pornografia era illegale negli Stati Uniti in virtù delle leggi sull'oscenità, ma ora non lo è più. Volete sapere perché e chi si nasconde dietro tutto questo? Si celano gli ebrei, come dietro a tutto. Minchia, grazie allora. È Israele che ci manda molte merde qui in Europa. Gli ebrei hanno mandato a morte Gesù. Madonna, sono passati 2000 anni, dai. Cioè, è peggio della tua ragazza che tira fuori le foto scattate 3 anni fa di quando hai buttato una bottiglia di plastica nel vetro. C'è un piano di sostituzione etnica in corso. Oh, guardate che è vero, eh. Cioè, questi hanno anche le prove. Libro scolastico. Hanno deciso che una minoranza imponga tutto ciò. Eliminare le identità. Io non ci sto. E tutti dietro zitti. Madonna, tutto questo perché c'è un parente nero sul libro? Cioè, chissà quando uscirà l'edizione con lo zio gay. Cioè, non so se la società sarà pronta a gestire un tale livello di indignazione. Gli omosessuali sono la rovina della società. E anche qui non c'è limite al peggio. Le cremine per le mani con l'arcobaleno sopra! Che vadano a fanculo tutti.
schifo. Oh, finalmente posso dirlo. Signora mia, dove andremo a finire? Però la differenza è che di fianco a tutte queste narrazioni ci sono le influenze che arrivano dall'estero, come White Lives Matter, gli incel, i Men Going the Wrong Way. Se non sapete cosa sono, vi lascio il link in descrizione, ci ho dedicato un paio di puntate. Quindi diciamo che una conversazione su questi gruppi va tipo così. Ma tipo, I bambini bianchi sono solo il 3% della popolazione mondiale e sono già una minoranza in alcuni stati occidentali. Fate figli bianchi con una donna responsabile e fedele, ma fateli! Ahimè, credo che sia anche peggio di così. L'Europa e l'Occidente sono le zone con più vaccinati e il sospetto è che abbiano qualche funzione sulla nostra fertilità. Sulle nascite comunque dipende tutto dalle donne. Noi uomini possiamo fare ben poco. Ma come ben poco? Ma le api e i fiori? Devi prima convincere una donna a volerti e poi devi sperare che non sia una che odia i bambini e altre cavolate da sinistra. La continuazione della razza europea dipende dalle donne e a vedere dai dati demografici hanno già deciso di estinguersi. Eh sì, perché poi corri il rischio che se te la trovi comunista, quella poi si mangia i bambini appena nati, Ma che quelle sono peggio dei criceti. Se fosse una cosa concreta, se poi mi ritrovo i nipoti neri, no, piuttosto non mi riproduco. Vabbè, se li cresci bene non si mischieranno. Illuso. Guarda che ho letto da un'altra parte. Che a Milano ormai è pieno di ragazzine bianche che vanno coi magrebine di seconda generazione. Quelle stupide che vanno coi magrebini e neri. Perché sono più divertenti, solari e fighi, sono abituate a fare ciò che vogliono. Allora che vadano a starci insieme realmente. E sono restrizioni e botte. Sono le prime poi a postare i lividi e l'occhio nero. Abbiamo tanti esempi, anche omicidi. Anche perché quelli là, guarda che lo fanno per prenderci in giro a noi uomini bianchi. Sono dei burloni. I neri lo fanno apposta per umiliarci. Poi le abbondano o le ammazzano. Oh mio Dio, ma allora qual è l'alternativa? L'alternativa? Togliere l'aborto per i feti sani e il divorzio. Toglierei anche gli anticoncezionali. Buona idea. Migliorabile, Io darei anche la clava di cittadinanza. Questi gruppetti sono in genere frequentati da nativi digitali e infatti c'è un grande network con comunità estere che si scambiano informazioni e sostegno. Ma non solo! C'è attivismo molto proattivo, c'è una sorta di fratellanza di bro che si scambiano istruzioni su come fare proselitismo e documenti da stampare e distribuire. Ed essendo più delle comunità di haters che non dei gruppi con una vera e propria visione politica, principalmente passano il tempo a scriversi per sfottere gli antifa, che secondo loro sono tutti brutti, sfigati e gay. Ma proseguiamo con i prossimi. I nostalgici. Accanto a questi, diciamocelo, novellini del fascismo, ci sono poi i più classici gruppi di nostalgici che usano Telegram per scambiarsi foto e video come i gruppi di fangirl delle boy band coreane, sfruttando il fatto che la censura sulla piattaforma sia pressoché nulla. Caro Duce, 28 ottobre 2022, ci siamo. L'Italia è giunta oggi al 100° anniversario della tanto discussa marcia su Roma, fatidica ed ormai lontana data che diede lustro ad un popolo che mai... Vabbè, avete capito, è anche rimasto indietro di un anno. Celebriamo questa giornata di pacificazione nazionale! Sì, proprio, solleviamo i manganelli al cielo. Comunque è un tripudio. Onore al Duce! Eia eia la la! Viva il Duce! Camerati! Onore al Duce! Onore a Goku! Cosa? Bannate sto comunista! Oh, tutto è bene quel che finisce bene. Comunque, su sti gruppi c'è poco da dire. Sono per lo più dei grandi contenitori di materiali. Hanno sì migliaia di iscritti, ma pochissimi commenti e reazioni. Eppure io vi dico che sono uno dei punti centrali della galassia nera su Telegram, perché fungono da hub di contenuti che vengono presi e condivisi in giro per il web, alimentando la controinformazione e sedimentando il sentimento fascista in rete. I grandi classici. Qui i nomi più rilevanti sono i soliti 2-3 che hanno provato a reinventarsi su Telegram dopo aver assistito all'esplosione della piattaforma, creando gruppi e chat che dialogano ed interloquiscono tra loro, ma con alterne fortune. C'è Forza Nuova, che può contare su una rete di circa 20 canali che tuttavia fungono più da ripetitori dei contenuti degli altri social e difatti non arrivano neanche ai 10.000 iscritti in totale. Ancora peggio fa il Movimento Nazionale, che sommando tutti i vari gruppi accorpabili ha meno iscritti di me. L'unico movimento organizzato veramente rilevante è Casa Pound, che è riuscito a mettere assieme un network di circa 150 canali e che sembrerebbe avere una decisa influenza anche su gruppi di partiti antisistema tipo Italexit. Ma niente spoiler!
Di questo parliamo nel prossimo capitolo. L'approccio è però molto istituzionale, quindi anche il linguaggio risulta essere un pelino edulcorato, forse per questo un po' poco adatto a Telegram. Anche Casa Pound, che già solo con il suo canale ufficiale supera i 10.000 iscritti assieme a Blocco Studentesco, non ha in realtà molte interazioni rispetto alla visibilità offerta dai post, ed è più una vetrina per le attività e le iniziative che organizza. Gli antisistema. Vediamo dunque l'ultima macro categoria di gruppi fortemente influenzati dai contenuti di estrema destra, sono i cosiddetti antisistema, che io suddividerei in due gruppi. Ci sono i movimenti o i partiti veri e propri organizzati, come Italexit, Vox o i Gilet Arancioni, e i gruppi degli influencer antisistema. Si tratta in entrambi i casi di due tipologie che non sono etichettabili come fasciste o di estrema destra, però sono state incluse nella ricerca per due motivi. Il primo è che comunque spargono degli argomenti tipici dell'estremismo di destra: razzismo, xenofobia, misoginia, patriottismo spinto, e dall'altro perché dialogano, almeno su Telegram, con i gruppi di estrema destra. C'è chi sparge razzismo ed antisemitismo sotto forma di complotti in gruppi che complessivamente superano i 200.000 iscritti, introducendo a più riprese omofobia, razzismo, antisemitismo, collegandoli ai temi cari ai propri iscritti come la finta pandemia, la salvaguardia della patria, il nuovo ordine mondiale. Ormai dopo anni sono diventati dei veri e propri specialisti, va che ti buttano fuori delle teorie, dei crossover che manco i migliori registi di Hollywood. Il PD alleato del nuovo ordine mondiale, migranti neri che si fingono gay e vengono lasciati stare per questo dalla polizia, rinnegamenti dell'olocausto nazista ma invenzioni di un olocausto russo ad opera degli ebrei. Veramente, ci si può perdere una settimana tra tutte le cavolate che girano. E ci sono poi invece i partiti e i movimenti come Italexit, Pro Italia, Vox, che non sono apertamente di estrema destra, non usano un linguaggio forte e chiaro, ma più o meno velatamente si scambiano contenuti e menzioni, risultando in qualche modo collegati ai gruppi della Galassia Nera, strizzando l'occhiolino per attrarre più utenti alla propria causa. E queste due categorie di gruppo, proprio perché da un lato non sono posizionati politicamente in modo chiaro e dall'altro perché si sono autobollati come antisistema, una cosa che in rete ha il proprio zoccolo duro, sono quelli con più partecipanti e sono importanti per la Galassia Nera perché esportano i principi dell'estrema destra in persone che originariamente erano distanti da quelle posizioni politiche. Conclusioni! In conclusione, cosa possiamo dire? Intanto che il progetto aveva l'obiettivo di fornire una fotografia d'insieme, ma a più riprese sottolinea che è una cosa sperimentale, che nel dettaglio possono esserci errori e mancanze. A parte questo, Telegram sembra essere proprio l'ambiente perfetto per gli estremisti di ogni genere, proprio per il senso di riservatezza e per la possibilità di trovare contenuti altrove introvabili. È un'ottima palestra per la radicalizzazione, perché va a creare quelle bolle sociali che vanno a radicalizzare i partecipanti, proprio perché va a formare quei noi contro loro che sono tipici di quelle linee di pensiero. Ed è ormai un dato di fatto che gli argomenti di quelli che una volta erano una certa fazione politica oramai si siano dispersi nel web, andando a essere presenti in una miriade di linee di pensiero, e questo va a testimoniare ancora una volta la perdita della bipolarità in favore di un sistema a macchia di leopardo. Oltre a questo io non mi spingo, anche perché da un lato la piattaforma è comunque ancora giovane e in evoluzione, dall'altra io non volevo assolutamente colpevolizzare Telegram con questo video, insomma la colpa non è mai del mezzo ma di come lo si usa, cioè io stesso uso Telegram e lo apprezzo per molti versi. E questo è tutto per oggi, trovate come al solito tutti link in descrizione, così come anche i miei social e il link al mio libro. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!